Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi, l'ultima volta avevamo fatto una live su Creativerse che è venuta un po' in schifezza perché è venuta un po' a scatti, non è venuta proprio benissimo. Allora, io sono nella mia pozza d'acqua che è rigenerativa. Allora vi faccio vedere un attimino qua misto crafting tecnologici, dove l'avevo messo? Sì, qua, perché avevo messo dove c'erano le armature. Ragazzi, avevamo sbloccato questo che è il rocket pack, che è tipo uno zaino jet che serve per volare in piccoli tratti. Per il momento non lo utilizzeremo, è molto comodo, però non lo utilizzeremo adesso perché purtroppo non so come farlo. Molto probabilmente non l'ho ancora sbloccato, quindi non lo faremo. Avevamo fatto anche la nostra armatura, quella in dumite, abbiamo fatto un po' di cosucce. Questo zaino l'ho trovato in queste qua. È venuta fuori una viola e mi ha dato uno di questi pack qui. Abbiamo fatto delle quest e si dovrebbe andare avanti a fare delle quest. Allora, ma prima abbiamo fatto l'orto, se vi ricordate. Adesso vi faccio vedere subito, andiamo a vedere un attimo l'orto come è venuto. Solito glitch, abbiamo messo anche le scalette qua che è molto più comodo. Oh, strano ragazzi che ci sia il sole. Ragazzi, sta venendo fuori tutto, guardate, piano piano viene fuori tutto. Qua sta crescendo, come potete vedere. Vedete, guardate bene come cresce. Proprio nel momento giusto siamo arrivati, ragazzi. Guardate come spuntano fuori. Siamo proprio arrivati nel momento giusto, ragazzi, che stanno nascendo. Che culo. Proprio un gran culo, abbiamo. Avete visto? E voilà i nostri meloni. Che i meloni però, ragazzi, noi faremo semi, ok? Semineremo ancora, perché da 8 meloni ne facciamo 16. E quindi faremo altri, fino ad arrivare a 28, che poi quelli che faremo in più li utilizzeremo, ok? Andiamo immediatamente. Adesso il nostro orto sta quasi prendendo forma, ma non è ancora finito, ragazzi, perché poi spianerò ancora qui, magari sto pezzettino qui, vediamo qua a fianco questo pezzo qui all'altezza più o meno di quello lì, e ne farò altri 3 per mettere poi i nostri funghi. Mentre di qua metterò le nostre piante, quindi vediamo un attimino, farò quello che dovrò fare. Allora, qua io stavo pensando, ragazzi, di togliere queste qua e mettere le foglie, quelle foglie lì, mettere sotto le foglie, il legno con le foglie, eccetera, e rimettere sopra il miele, perché qua abbiamo visto che cresce così, e secondo me è molto più utile. Allora, adesso si sta facendo buio come sempre, torniamo nel nostro buco.
Per adesso non raccogliamo niente, andiamo perché poi dobbiamo andare a fare altro. Allora, facciamo così, andiamo su, andiamo a prenderci la nostra stone, quindi la stone, ne prendiamo uno stack, poi andiamo a prendere la nostra bedrock, qua, e ne prendiamo uno stack. Poi andiamo a prendere la nostra ma a parte che la vedrò che la Salcock, prendiamo quella che c'è, perché c'è solo questa, e andiamo. Allora, prima di andare, io ragazzi voglio fare questo. Andiamo sulla mappa. Allora, io ragazzi qua avevo provato a togliere questo questo qua. Proviamo a togliere anche questo. Facciamo così, sì. Tanto non è un grosso problema, poi vediamo un attimino. Il Chancloder non è un grosso problema. Allora, qui è cianclodato, è tutto cianclodato praticamente, e quindi abbiamo l'orto che nasce, abbiamo tutto che nasce. Io però vorrei provare un attimo un'altra bella cosuccia, andare fuori dal nostro cianclodder, no? Tipo ad esempio in questo punto qua dove c'è la nostra mob farm che non è cianclodata, e provare a fare un'altra bella cosuccia. Allora andiamo nel naturale, prendiamo i liquidi e ci prendiamo il nostro tar, poi andiamo un attimo nel qua, misto pescavo, visto che ce li abbiamo, uno e due, perfetto, e andiamo un attimo. Allora dobbiamo andare prima a dormire perché è notte, quindi andiamo un attimo, quindi camera da letto, andiamo a nanna, e poi vediamo. Perfetto, e andiamo alla nostra mob farm qua. Perfetto, andiamo fuori, bene, e andiamo qua in mezzo. Allora ragazzi, io qua una cosa che volevo provare a fare è questa, così togliere questo, togliere magari anche questa, così, mettere la stone, così, la stone, e figuratevi se non dovevo andare così. E ne facciamo solo da 4, ok? Ma che vada, lo ingrandiamo ancora. Allora, mettiamo il nostro tar. Il nostro tar qui. Qui. E ne mettiamo un altro qua. Perfetto. Adesso ci spostiamo un attimo. Andiamo qua. Prendiamo il... questo. Ragazzi, funziona. Allora qua funziona, avete visto? Avete visto? Allora adesso ragazzi facciamo una bella cosa, lo facciamo qua, facciamo un altro posticino dove dobbiamo andare a prendere, perché voglio fare call perché non ne abbiamo più.
Allora, andiamo tanto di stone, ne abbiamo un'infinità e lo facciamo. Andiamo un attimo a casuccia, quindi facciamo così, così, teletrasporto, qua funziona, lo facciamo proprio. Allora ragazzi, il problema è proprio il Chancloder. Non possiamo farlo dove c'è il Chancloder. Allora, dobbiamo andare a fare questo. Quindi, il legno, no il legno, cosa devo prendere? Ma no, di qua devo andare. Oh ragazzi, scusatemi. Questo qua, misto per scavo qua, utilizzeremo questi, si potrebbe anche far fuori questi ragazzi, perché intanto sono quelli che ci danno meno, ok? Però ci vengono regalati, mentre questi sì, anche allora prendiamo questi intanto perché ci serve per fare tutto l'ambaradà. Abbiamo da mettere giù prendiamoli tutti, dai. Prendiamoli tutti. Allora, via questo. Tanto non mi interessa. Via questa. Non mi interessa. Andiamo a prendere immediatamente i blocchi craftati. Qui. Blocchi craftati. E dobbiamo andare a prendere immediatamente quelli che avevamo. Eccoli qua. Questi qui. Che ne abbiamo, ragazzi, ne abbiamo uno sproposito, quindi utilizzeremo quelli lì, perché di stone ci servirà sempre. Allora ragazzi, a questo punto qua facciamo subito immediatamente, allora abbiamo preso tutto, spero proprio di sì. Andiamo alla mob farm di nuovo, così, di qua, perfetto. E andiamo subito a portar via questo. Ci allontaniamo un attimo e prendiamo questa. Perfetto, ragazzi, avete visto che funziona. Perfetto, quindi noi adesso andiamo a mettere giù stavolta questi.
li mettiamo qua. E no, ho sbagliato tutto, cazzo, ho sprecato una bomba per niente. E raccogliamo il nostro coal. Perfetto. Ragazzi, e qua abbiamo il nostro coal. Piano piano adesso si chiuderanno, tanto fa molto in fretta il coal, eh. Come vedete si stanno già chiudendo tutti, quindi andiamo a raccogliere il nostro coal. E in questa maniera, ragazzi, noi possiamo raccogliere il coal senza dover andare a fare buchi su buchi, perché altrimenti, ragazzi, diventa poi una cosa molto 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 mastodontica, e vi dico la verità, diventa anche lunga, avete visto? Allora abbiamo capito che purtroppo nel chunk loader non possiamo fare questa cosa, ok? Quindi andremo a fare questo. Quindi ecco, una cosa che adesso si potrà magari fare, ok, è provare a fare uno spawner di questo genere con i diamanti, che potrebbe anche nascere. Quindi si potrebbe fare, però, ragazzi, ci serve tanto coal. Allora, adesso abbiamo questo, lasciamolo qua per il momento perché ci può servire. Andiamo a vedere un attimino quanto ne abbiamo fatto. Ragazzi, abbiamo 573 di coal, ok? Allora, questa non mi serve, la buttiamo. Questa non mi serve, la buttiamo. Perfetto. Allora, abbiamo capito che questa cosa ci può servire. Allora, andiamo a fare in questa maniera. Questa magari la teniamo perché ne abbiamo pochissima. Ok, allora possiamo andare alla nostra mob spawner, al nostro mob spawner, che è qui. Passiamo da qua, andiamo al nostro mob spawner. Io non so perché lì sopra, ragazzi, nasce quel cazzo, nascono quei cacchi di mio e non vanno giù, non vanno proprio per niente giù. Sono una cosa micidiale, ragazzi, sta funzionando però. Ok, quindi perfetto. Allora, adesso per fare una bella cosuccia, ragazzi, guardate cosa c'è lì. Avete visto? Spawnano fuori e non riesco a capire per che motivo. Allora, vengono fuori. Perfetto. Allora, andiamo su. Merda, qua però chiudiamo. Andiamo su. Andiamo da questa parte. Ecco, bravo Pirla, non ho preso neanche le porte. Quindi torniamo giù.
Mercoledì. Dobbiamo andare fuori, ragazzi, dobbiamo andare di nuovo dentro di qua e andare a fare le nostre porte, perché non ne abbiamo più. Non ne abbiamo più. Allora, andiamo a vedere di fare le nostre porte, ragazzi. E dopodiché facciamo una cosa, facciamo le nostre porte e poi vi saluto. Ok? Intanto abbiamo visto un po' di cosucce, non tantissima roba, però magari ci salutiamo e vediamo un pochettino poi di fare altro. Allora, intanto le nostre porte dove sono finite? Eccole qua. Eccole qui. Ci serve il miele, la stone slab e la limestone. Allora, il miele, quindi limestone, stone slab, che è nel crafting, quindi qua, stone slab. E il miele, che è di qua nella natura, eccolo qua, perfetto, qua ci siamo e facciamo un bel po' di porte, perfetto. Quante ne abbiamo? Vediamo un attimino, abbiamo 16 porte, sì. 16, sì, senza farlo apposta sono pari. Bene, allora dobbiamo fare un'altra bella cosuccia. Intanto andiamo giù e andiamo di là alla nostra al nostro mob spawner. Mob spawner. Perfettamelo. Bene, allora adesso andiamo su. Perfetto. Qua ci siamo. Allora, potremmo magari farlo qua da questa parte. Allora, qua da questa parte possiamo mettere giù tutta la stone. Ok? E fare in questa maniera.
non ne mettiamo tantissimi perché sennò ragazzi non sponano, perché ho capito questa cosa, l'ho capita, quindi no, ho sbagliato, mettiamolo qua. Se noi li mettiamo troppo vicini poi non sponano, avete capito? Quindi ne possiamo mettere, ad esempio, ne possiamo mettere uno qui, così, perfetto, vedete? Ci sono degli spazi in mezzo, sì, ci sono degli spazi in mezzo, ne mettiamo uno qua, e voilà. Quindi non ce n'è tantissimo, ne possiamo mettere magari uno anche qui, esatto, così. E vediamo un attimino, allora non bisogna lasciare troppo spazio, tipo ad esempio magari metterne uno, sì, uno qua così, e basta, ok? E qui ci siamo, io direi ragazzi che così potrebbe andare bene, ok? Proviamo a vedere se così funziona. E boh. Perfetto. Allora ragazzi, facciamo una bella cosa. Qui noi ci salutiamo per questo video e nel prossimo faremo il mob spawner per le nostre Arkstone, ok? Ragazzi, come sempre, mi raccomando, tanti bei like, condividete i miei video e seguitemi, ok? Un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.